pugile più conosciuto di tutti i tempi. Molti diranno Muhammad Ali, altri Mike Tyson, altri ancora diranno Rocky Marciano. In realtà nessuno di tutti questi. Il pugile più conosciuto di tutti i tempi è Rocky Balboa. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione noi ti aiutiamo, da oggi basta monnezza e segui un piano. Voi direte, ma Rocky Balboa non è un pugile. Lo so signori, ma nell'immaginario collettivo il pugile per eccellenza è quello che la gente ha visto in un film. Rocky Balboa è il pugile più conosciuto. Allora, a parte gli scherzi, voi che siete ciccioni sicuramente conoscevate più Rocky Balboa, per dire, di Mike Tyson, perché l'avete visto in televisione, vi è capitata una di quelle serate in cui vi magnavate il panettone con la merda e dite, oh, metti Rai 1 che c'è Starocchio, e vi mettevate là e vi magnate sto panettone e vi guardavate Rocky. Poi la cosa bella che ho notato è che quando la gente si vede Rocky, da che sono delle masse informi di liquidi, pus e panettone con la merda, si iniziano a muovere pure loro. Ma perché non gli ha dato un destro? Oh, ma lì gli poteva fare così. Mannaggia, domani devo iniziare pure io a allenarmi. Perciò motiva anche le persone ad allenarsi. E questa è un'ottima cosa. Parliamo di Rocky, perché fa parlare un po' della storia dei film sugli sport a combattimento è sempre importante. Rocky è un film che nasce nel 1975. Nasce cosa vuol dire? Che lì Stallone ebbe la folgorazione. Stava vedendo praticamente un incontro tra Muhammad Ali e Chuck Wepner, detto la canaglia di Bayonne, e vedendo questo incontro, per lui Muhammad Ali era tutto, era veramente l'essenza del pugilato sul ring. Quando ha visto sta canaglia che a un certo punto gli porta un colpo e lo fa andare a terra, dice vedi, cioè nonostante tutto, poi Chuck Wepner in realtà c'aveva dei match, non è che era proprio uno campato per aria, aveva fatto anche con pugili molto forti come Holmes e company, però in quel momento lui interpretò la sua visione di questo incontro come vedi, anche questo che è una canaglia, un escluso e tutto quanto, può andare a combattere uno è più forte, perché non farci un film? Questa è una bella idea alla fine, perché Stallone voleva rappresentare intanto se stesso, perché lui pure era un attore sfigato in quel momento, disoccupato, aveva fatto delle piccole parti, ma non era un protagonista di un colossal di questa portata. Ma la cosa assurda è che se pensiamo, Rocky non è affatto un colossal, anzi è un film low budget, che vuol dire che gli hanno dato 4 soldi, gli hanno detto tiè fai sto film, sbrigati a farlo, cioè gli hanno messo fretta. Voi pensate che secondo me Rocky c'ha i record di tempistica nella realizzazione del film, meno di un mese, preparazione della sceneggiatura pochi giorni, realizzazione della musica, che è una musica che ancora oggi ci portiamo dietro da parte di Bill Conti, in meno di una settimana, con budget ridicolo. Voi immaginate com'è nato sto film. È nato tutto dalla testa di Sylvester Stallone. Uno lo vede così Stallone, diceva quello è un cretino, è un braciolone, poi si è fatti i muscoli. E invece la testa di Stallone, in un momento di difficoltà, ha detto io devo sfondare in qualche modo, qualche cosa la devo fare. E questo suo incaponirsi che l'ha portato a scrivere velocemente questa prima parte della sceneggiatura, perché Stallone non è solo l'attore principale ma anche lo sceneggiatore, ha praticamente inventato lui Rocky. Infatti quando lui poi l'ha presentata ai produttori gli disse ma tu dove vai, sei un braciolone, ma chi te conosce, piamo uno figo, piamo un Robert Redford, un Burt Reynolds, piamo un Kane, quello che te pare, ma te potevamo pia. Lui si è imputtato, ha detto o me piate a me o non va bene. Perché? Perché sta cosa l'ho scritta pensando a me. È come se io domani voglio fare un film su un cazzaro di YouTube, penso a me e il film lo devo interpretare io. Allora lui si è impuntato e l'ha fatto il suo film. Ma qual era il problema? Questi gli hanno dato $1 milione per fare un film. Voi dite ammazza, un sacco di soldi. Il problema è che non sono un sacco di soldi né al tempo né oggi. Oggi non ci faresti proprio niente, al tempo ancora meno. E voi dite ma no, ma i soldi al tempo valevano di più. Sì, ma le tecnologie oggi costano molto meno che al tempo. Al tempo solo la pellicola spendevi praticamente metà di quella cifra. Oggi c'è tutto un digitale, già lì risparmi qualcosa. Allora l'idea c'era, lui si era impuntato, aveva fatto bene sceneggiatore e
attore protagonista. C'aveva già tutto in mente sto film e voleva parlare del pugilato, ed è questa la prima parte, la cosa più importante, perché molta gente quando sentì "ma qui parlano i pugilati" disse "ma do cazzo, allora andiamo col pugilato", ed è quello che tutti sottovalutano, perché il pugilato è quella cosa che riesce ad amalgamare lo spirito di tutti. Cioè, non perdiamoci su una cosa, allora, se io faccio un film sul pugilato, vedo un escluso e questo escluso risponde con i pugni, è un classico, perché voi immaginate, no? Uno sta a casa, c'ha avuto una disgrazia, si arrabbia, che fa? Pia racchetta da tennis e inizia a tirare la palletta contro il muro, o si mette a pia cazzotti il muro, la porta o qualcosa? Ovviamente è la prima reazione, perciò quello che lui voleva rappresentare era sostanzialmente questo. Gli esclusi, quelli con le difficoltà, un popolo americano che quando c'ha la difficoltà vuole dire un cazzotto. E lì lui gli faceva vedere: guarda, sei un escluso, sei un disgraziato, sei uno che fa un lavoraccio o forse non lo fa, ti danno l'occasione di salire sul ring col campione del mondo, come era successo a Wepner, e tu magari lo butti pure giù, poi perdi o pareggi, ma fai questo e ti danno questa grande occasione, un po' il sogno americano. Rocky in realtà è un film che nasceva un pochettino più crudo, poi lo hanno aggiustato, è anche meglio così, perché ha dovuto raggiungere un grande pubblico. Cioè, Rocky alla fine oggi l'hanno visto tutti. Da una parte offre comunque tutta una serie di spunti interessanti. Per esempio, pensate al cast di Rocky, no? Stallone aveva pensato: voglio mettere un pugile vedo dentro. E c'erano in ballo Frazier, che tra l'altro compare pure nel film inizialmente come avversario di Apollo Creed. E poi in realtà pensarono proprio a Ken Norton. Ken Norton era un ex campione del mondo, come lo era Frazier, gigantesco, forte. Ma poi Ken Norton uscì dal film perché uno dei primi giorni dovette andare a fare tutta un'altra cosa. Voi pensate che occasione che ha perso questo? No, perché io devo andare alla premiazione ABC di questi. E poteva entrare nella storia come invece Apollo Creed, perché nessuno gli ha dato credito. La realtà dei fatti è proprio questa, è che nessuno diede credito a sto film basso budget, l'idea di uno che non ha mai fatto niente, il protagonista non sconosce. Gli attori erano sempre più scrausi in pratica, perché voi pensate che Adriana, da che la doveva fare Susan Sarandon, ma era troppo figa, a che gli hanno detto addirittura Cher, ma pure quella era troppo figa, poi trovarono un'attrice carina e tutto quanto, ma quella non volle perché voleva più sordi. Alla fine Adriana la fece Talia Shire, che tutto era purché bella, nel senso non era una che te giri, però rappresentava in quel momento una persona piacevole che si metteva con uno che non era tanto intelligente, che non si sapeva esprimere tanto bene, che come mestiere faceva il recupero crediti per uno strozzino, ed era veramente correlata molto bene la scena. Pensate pure al fratello d'Adriana, no? È pure fastidioso con suo cappello da pesca, beve e tutto quanto, ma si incastra tutto bene. Un Rocky che non è bellissimo, no? Che da vedere, non è fiero, lui è mezzo goffo, cammina. Voi immaginate che tutti i vestiti di scena, per quanto era economico sto film, erano degli attori. Rocky raccontava, cioè Rocky, Stallone raccontava che quelli erano tutti i vestiti suoi, brutti, perché vestito a pellaccia, cappellaccia, il coso. Adriana vestita da vecchia sfatta, quelli erano tutti i vestiti suoi. Allora sto cast si è iniziato ad amalgamare. Voi considerate che tutti quelli che fanno parte del cast non hanno preso tutte le prime scelte, ma hanno preso quelli che si sono adattati, ed è questa la cosa che ha aiutato secondo me il film. Erano tutti motivati, cioè la grande star, ma io questa... Addirittura pensate che il primo interpretato Mickey, che era un grande attore, che aveva fatto 1000 film e tutto quanto, si rifiutò di leggere le battute. L'attore finale fu quello che veramente si dedicò al film, al personaggio, e lo interpretò veramente bene. Perché Burgess Meredith, in questo caso, fu l'attore che si mise più a disposizione per un provino, perché gli altri si sentivano grandi. No, ma io... Ma ti pare che leggo le battute? Io l'ultima volta ho letto le battute, ho lette 50 anni fa per fare una pubblicità. Ma chi se ne frega? Cioè, già erano partito col presupposto che il film gli sembrava una stronzata, che loro stavano sprecati lì dentro e non hanno fatto parte della storia, ragazzi. E che ricordiamoci, Rocky fa parte della storia più di tante altre stronzate che sono state fatte nel tempo a costi 100 volte superiori, perché è un film che ha segnato veramente l'approccio del pugilato all'interno del cinema. Adesso, al di là della storia del film, no, che non ve ne fregherà niente, troverete 1000 documentari che lo spiegano meglio di me, vi voglio dire un mio punto di vista sul film. Le scene di pugilato che ci sono in Rocky sono belle, ma lo sapete perché sono belle? Perché sono irreali. Cioè, voi immaginate, è come se voi guardaste una partita di calcio e tutti i giocatori fanno cose che nella realtà non si fanno. Voi immaginate Carl Withers che porta 4 diretti tutti contemporaneamente. Uno dice: va
vabbè, ma che cazzata è? Cioè, poteva fare sinistro, destro, no, destro, 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 destro. Ma è quello che lo caratterizza, è quello che rende il film da una parte spettacolare, dall'altra interessante, perché vi dà un approccio diverso al pugilato. Cioè, il fatto che Rocky si metta lì e prenda tutti sti cazzotti ha un senso, perché Stallone prese sicuramente dei consulenti di pugilato che ovviamente gli dicevano che le tecniche devono essere sinistro, destro, sinistro, passa sotto, gira, scarta, ma lui non gliene fregava niente. Voi dovete pensare che al di là dell'incontro di Ali che ispirò il film, l'ispirazione vera e propria arrivò proprio da Rocky Marciano. Quello che voleva trasmettere Rocky erano i vecchi incontri di Marciano, dove ci semenava pedero boom bam boom bam bam boom, capito? Quella era l'idea, e so quelli più belli a livello spettacolare da vedere in un film. Poi ovvio che se volete vedere quelli tecnici vi vedete gli incontri di pugilato, vi vedete oggi Lomachenko super tecnico, mille colpi, passa, scarta, infila, tutto quanto. Per un film potrebbe andare bene fino a un certo punto, ma non vi trasmette quel pathos, no? Porca miseria, ha preso un colpo, guarda, si è aperto un due, no, ancora va avanti, no, ma che cretino. Perché poi la cosa che vi piace di più e che piace di più in Rocky è il fatto che lui c'ha la testa dura e continua ad andare avanti, non che lui si è preparato o che c'ha le tecniche superiori. E Carl Weathers dall'altra parte, che Apollo Creed, è uno sbruffone, pam, gli porta il colpo, se ne va, canta la canzone, vestito d'America, tutte mille cose. Quello è la parte che Stallone è riuscita a enfatizzare, cioè trasmettere la parte spettacolare del pugilato, la parte del cuore che c'è nel pugilato, perché ha fatto vedere come Stallone ha tirato fuori il cuore, ha detto no, ma io a questo ce vado su, ma non gli regalo un cazzo, quella è la parte più figa, me deve buttare giù, me deve ammazzare, ed è quello che non se l'aspettava dall'altra parte il suo avversario Apollo Creed. In tutto questo ha contribuito tantissimo, per esempio, la musica. La musica in un film fa la differenza. Questa di Bill Conti ha fatto la differenza. Ma non l'ha fatta solo come musica, perché ovviamente ancora oggi tutti la usano per allenarsi, per mettere qualsiasi cosa relativamente all'incontro di pugilato, e ciò rappresenta il pugilato, sta musica. Ma l'ha fatta, come dicevo, nei tempi e nei costi. Ci hanno messo una settimana, è costata una stronzata, capite? Cioè, ah, mo chiamiamo quello, ci sta una settimana, e che fa? Niente. Quello magari con una settimana ha deciso quali archetti mettere ai violini. Questa è una settimana, ha finito tutto quanto, signori. È l'efficienza, è la passione. In questo film trasmette la passione, perché, ripeto, è nato da un'idea, è stato portato avanti con niente, perché Stallone c'aveva in banca $100 praticamente. Ma già ha portato avanti un film, è riuscito a farsi dei soldi, a fare tutto quanto. Dalla passione uno ha tirato fuori una pietra miliare del cinema, con una musica importante, ha tirato fuori tutto se stesso sostanzialmente qua Stallone. E il cane si è portato da casa, i vestiti si è portati da casa, si è portati i parenti per farsi da una mano, capite? Le scene girate all'aperto non le giravano perché era bello girare, non ci avevano i soldi, dovevano correre fuori, dovevano farsi le scalinate, dovevano menare la carne, tutto quanto. Tra l'altro quelle scene lì in particolare, scalinate, carne eccetera, furono ispirate proprio da Frasier. Voi immaginate che molte delle scene sono state fatte a braccetto durante il film. Quella del pattinaggio sul ghiaccio è una scena a braccetto, che fai, lo riempi la pista di pattinaggio, ma no, famo finta che è chiuso, se risparmiamo 50 comparse e tutto funziona correttamente. Le scene anche dei dialoghi eccetera non le potevano rifare, hanno cercato di farsela andare bene. Ragazzi, il film, il risultato finale, è un qualcosa che appassiona, ha appassionato a me da ragazzino e continua a appassionare le persone che lo vedono adesso. Capiamoci, questi sono veramente le cose fondamentali, secondo me. Un film che è stato girato col cuore, relativamente al pugilato, perché ovviamente rappresenta il pugilato, uno dei film rappresenta il pugilato, ce ne sono degli altri che mi piacciono e che secondo me rappresentano il pugilato, e ve ne parlerò in futuro, ma questo secondo me è veramente una pietra miliare di quelle importantissime. Rocky 1. Ragazzi, un saluto a tutti, ciao!